In vista delle prossime elezioni in Campidoglio, l'UDC ha cominciato la sua fase di ascolto della città eterna, un confronto a tutto tondo attraverso una maratona oratoria durata tutta la giornata, nella quale si sono alternati esponenti politici, imprenditori, sindacalisti e semplici cittadini. A tutti è stato chiesto quali sono le loro priorità per la capitale. Se tu mi interroghi e dici che cosa faresti se fossi sindaco di Roma, beh, prima di tutto credo che sia il lavoro più difficile. Io penso che la cosa più difficile al mondo, bisogna dirlo in onore a Veltroni, a Rutelli, ad Alemanno, fare il sindaco di Roma deve essere una cosa terrificante, terrificante. Oggi abbiamo messo in campo una maratona, centinaia di proposte, queste si integreranno alle nostre risoluzioni e andremo a mettere in campo un programma di governo alternativo al fallimento della giunta Alemanno. È il nostro dovere cambiare la nostra capitale e anche il nostro paese. La prima ricetta è quella di oggi, ascoltare, perché spesso noi ci chiudiamo nel nostro palazzo e non ascoltiamo quello che avviene fuori. E non basta andare in metropolitana, bisogna proprio sentire le categorie, le persone, i romani, quelli che vivono tutti i giorni, soprattutto il dramma della casa, del lavoro, degli asili nido e dell'istruzione. Seconda questione, sburocratizzare. Abbiamo sentito tanti appelli. La prima cosa è togliere le pastoie, le lentezze per tutte le autorizzazioni burocratiche. Vi dico la verità che se fossi sindaco, uno dei primi problemi di cui vorrei occuparmi è il tema della strada, dell'assetto stradale. Andare in motorino a Roma, secondo me, tra le rotaie e le buche, significa sostanzialmente essere dei temerari. L'imprenditore Alfio Marchini, che domenica scorsa ha lanciato la sua candidatura, oppure il capogruppo in Assemblea Capitolina Alessandro Norato. Sono questi i due nomi su cui l'UDC sta ragionando per le prossime elezioni in Campidoglio. Effettivamente io mi auguro che nelle prossime ore maturino come funghi persone che si apprestano a dire io sono disponibile a fare il sindaco di Roma. Quindi abbiamo uno, Norato, sarebbe perfettamente in grado di essere un sindaco giovane della città di Roma, capace di fare un lavoro collettivo. Ma non lo so, insomma sì, è molto carino dire questo, ma quello che conta, soprattutto in questo momento storico, a prescindere da chi sarà il candidato, dal Toto Alleanze, da queste robe qui, quello che conta è cosa si vuole fare. Certo, poi conta anche che classe dirigente metti in campo, forse è giunta l'ora di cambiare davvero anche questo Jurassic Park che viviamo, quindi insomma, detto brutalmente, il concetto c'è. Noi stiamo lavorando perché la società civile e la politica vadano d'accordo e si intendano, perché si evitino dualismi e contrapposizioni. Mi sembra molto importante che personalità così significative come Marchini dichiarino la propria disponibilità a servire la città. Non è certo il nostro candidato, è il suo candidato, cioè un candidato indipendente. Mi auguro che accanto a Marchini ce ne siano altri che mostrano la loro disponibilità, perché un modo vero per rinnovare la politica è dire io ci sono, faccio un passo avanti. Marchini lo ha fatto, mi auguro che nelle prossime ore ce ne siano altri. Sul nome come Marchini è possibile giungere ad un'alleanza anche con il PD? Vedremo, vedremo. Dunque il partito di Casini qui a Roma immagina un ruolo centrale per la società civile. Non tutti però sono d'accordo con questa visione. Il sindaco di Roma deve provenire dal mondo politico, possibilmente deve essere già stato o sindaco o comunque responsabile di un ministero e oppure deve essere un consigliere comunale con comprovata esperienza, perché altrimenti rischiamo di perdere 2 anni a far sì che il nuovo sindaco impari a fare il sindaco. È la società civile la panacea di tutti i mali per risolvere i problemi non solo di Roma? No, io non credo questo, anche se in questo momento esiste questa ondata di antipolitica. Io penso che per governare una città come Roma non possa essere un imprenditore piuttosto che una persona che nella vita ha fatto tutt'altro. Occorrono persone serie, disponibili, che abbiano un'etica nei confronti della politica, ma devono essere persone che professionisti della politica. Può essere la società civile una delle soluzioni per risolvere i problemi di Roma? Ma siamo tutti d'accordo che questa classe politica non è stata in grado di rispondere ai problemi del paese e ai problemi di Roma. Quindi è evidente, a meno che lo Spirito Santo non entri in ogni cervello di chi ha fatto politica fino ad oggi, è necessario anche un ricambio.
E questo ricambio deve venire da tanti giovani e meno giovani, tante donne e uomini che magari fino ad oggi le mani pulite se le sono tenute in tasca, quindi è giunta l'ora che le mettano in campo, e Marchini è sicuramente uno di quelli che così all'improvviso si è messo in gioco. Rimane da capire come verrà risolto il nodo delle alleanze. È impossibile a questo punto ipotizzare un accordo con il centrodestra e con il sindaco Alemanno. Da verificare invece la possibilità di giungere ad un'alleanza con il Partito Democratico, magari proprio sul nome di Marchini. Non è un problema con chi ci si va, non è un problema di alleanze, è un problema prima di tutto delle persone che devono essere credibili e avere un progetto per la città. Se questo progetto sarà credibile, noi ci staremo. Non abbiamo voglia di personalismi e non abbiamo voglia di piantare bandierine.